si può dire ciò? Ma come disable, figlio di mille troie? Out. Out con i predatori del tempo. Che derubano il mondo. Vai, Smoshum, diventa Deoxys. In realtà... Eccoci qua. Si gode. Arc. E vabbè. Si gode. Fanno più da... sì, esatto, tra l'altro. Cioè, ti fanno un V-Great. Requiescat in pacem, Niente, sempre sto cazzo di Bonerang. Oddio, però su sto coglione... Io risparmierei VP calcolando il miss. Febbrina, da. Ha fatto 4 HP, me lo accollo. E vai, oh, regà, che cazzo te devo dire? Che Dio c'ha la manni buona. Vabbè, finché farm trust e mi toglie un HP. Chiaramente 4 hit l'ha dovuti fare, non sia mai. Io qua farei comunque Bonerang. E infatti. Chiaramente Rock Throw. Start to Whale. Fai lo kick. Ok, non gli togli niente. Fai Bonerang. Bravo. Eccoci qua. Provo una brina. Mamma mia che so forte. Mamma mia. Out of Petra, dai, dai cazzo. Buondì. Uè, buongiorno carissimo. Secondo te per maggio la di Kaizo è vinta? Ma con sti tempi te dico di no. Secondo me, no. Bonerang. Rock Throw. Aio. Eccoci qua. Possibile avere mosse da usare che non siano coso Bonerang. Meno male, finalmente una Rock Throw che posso tirare. Oh, su sto deficiente, porco due, se lo kick non lo massacra impazzisco, eh. Oh, bravo. Rock Throw. Ottimo. Rock Throw. Aio. Allora, sembra che abbiamo perso la... sì, quello è l'unico problema, bro. Stiamo aspettando Dragodanza, infatti. Stiamo aspettando Dragodanza su Brina, ma il gioco ancora non me la vuole dare, sta questione. Allora, sembrerebbe avessimo perso un sacco di... Abbiamo perso un sacco di cazzo di HP, ma in realtà ne abbiamo ancora 104, tra l'altro, haha. Quindi... In realtà, ma quello è uno standard.
fai cura. Io uso prima Brina e poi di nuovo Brina. Boomerang. Godo. Drought. Vabbè, aio. Vabbè, però. Godo. Godo, dai, 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 dai. Out of Rudy, ragazzi miei. E vai così, se è così che si fa. Allora, niente, raga, che cazzo devi fare? Qua vai, tiri dritto e che Dio c'ha la manni buona pure a sto giro. Lo kick 4 per Boomerang. No, niente, bro, stavo dicendo una marea di stronzate, non ti preoccupare. Ormai si è perso il tempo comico, scialla. Eccoci qua. Io qua farei quasi un rock throw. Ottimo. Pure qua. Lo kick. Ottimo. O questo peserà, cazzo. È un cagnone giganormico. Aio. Maledetto. Rabbit spin. Sì, assolutamente. Cioè, se è super efficace, sì. E mo? Mo curi. Ma che figlio di mille bottane. Cioè, ti pare quello ha fatto Destiny Bond? Io tiro pozione, lui fa grudge e mi toglie 4 pp. Ma io guarda te, eh. Ah, non c'ho manco un etere, un ca... Ah no, ce l'ho un etere potenzialmente, ma... Una leppa berry no, eh. Mai. Mannaggia le troie. Sì, ce l'ho un etere. E vediamo il primo chi è. Oh, che cazzo te devo dire. Magari un 4,95 eviterei. Vediamo il secondo. Fai rock throw. Vabbè. Fai low kick per i pippi, ma. Ipno. Sto incontrando tutti. Cioè, guarda che Pokémon ne trovo. Quanto devo godere! Oh. Mamma mia, però, che ansia così, eh! Che ansia, puttana sua madre! Allora... Oh, comunque, raga, io c'ho un freddo, mi sta a venire, ma c'è stata a credere, porca zoccola! Allora, qua dalla Persim manco ce pensi, perché qualsiasi Pokémon ti possa confondere potenzialmente ti distrugge. Vai, let's go. Boomerang, miss, bounce. C'ho un X-Death, no, eh? Mamma mia, se devo godere! Clear Smog. No.
Brutta qua, eh. No, no, che rip, che rip. Oh, mamma mia, sempre così tragici. Pericoloso quello con quella Poison Te il. Dai, Cristo. Vabbè. Però qua Vudammere, tipo, scusami, mi fa tipo due tiri in culo. Ma chi se lo in culo allora? Prenditi il 100%. Oh cazzo. Meno male che c'ho la Persim. E qua dai, dai, quella lì che ti indebolisce. Ah, ce n'ho un'altra di Fire. Pure Ice ci abbiamo. Ridagli Fire, dai. C'ho qualcosa. Friendly but lowers HP. Beh, buono. Ah, ce n'ho pure due. Vedi se. Ottimo. Ok. Metti fai, sì, messo fai. Avrei preferito la Persim, però ripeto, se l'abbiamo utilizzata è perché serviva. Io qua farei Vudammer. Ah, eccoci qua. Godo. Che si sketcha Rock True. Godo. Dovrebbe andare giù. Si gode. Si gode. Si alza sta difesa. Prendi il mio martello di legno! Martello degli dei! Fiammetta giù. E niente, raga. Qua, come al solito, fatta fiammetta, ci si butta direttamente in un qui. Vai. Io terrei quella del fuoco. Low kick, Bufalant, ci piace da vedere, dai. Ah, lui è velocissimo. Cioè, è velocissimo, resiste lui. È il Kingos. Giuro. Ariama. Avvelenato. No, strano. Tutti più veloci intanto. Terzo. Gigalith. Si gode. Si gode fino a un certo punto perché adesso sei costretto a dargli. Secondo, io ho più paura di Ice o di Bug. Secondo me Bug. O Dark pure, c'ho. Cioè. Però Dark finora ne ho visti pochi, onestamente. Pure Poison in realtà. Cioè, mi arriva una Sludge Bomb. Mi fa del dolore, eh. Quante cazzo di debolezze c'ha sto coglione? Boh, ho messo coso, ma perché ne ho visti già parecchi con mosse di tipo veleno. Low kick dovrebbe, in teoria. Ok. Godo. Bug è 4 per. Bravo Anto. Tu sì che sei il re di tutti i re. Bravo. Non ci stavo a pensare a sta faccenda. Bravissimo. Eccoci qua. Mamma mia, crit, godo. Posso dire che sto trovando solo 600? Si può dire questa cosa? Me lo concedete? Un altro 500.
E siamo da papà. Mio papà Norman. Kecleon. Kecleon è sempre morto. Banette, mai visto. Boneran, muore. Snorlax, sempre morto. Warrein, sempre morto. Chiaramente resistito, però sti cazzi, bravo, sprecali per pozione pesto deficiente. Glaceon. Aio, bro. Oddio, critico di nuovo! E siamo out of Norman! Audio, capo, audio! 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 E dai, ragazzi, sentiamo la tele pat. Vediamo che livello arriviamo. Ci abbiamo una rare candy, eh. Uè, buongiorno, Giuseppe, carissimo. Via 1. No, 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 Candy è ancora lì. Questo prima aveva fatto degli attacchi stupidi. Ok, lo fa ancora. E va giù, ottimo, pure tanta exp qua, No, 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 la caramella, ripeto, sta lì pronta per adesso, sostanzialmente. Dai, low kick, bravo. Questa pure è exp, peccato questi 45 danni. Ok, vol... Fiat, sempre andato giù. Dici la, adesso al 79? Eh sì, sì, 81, come ci arrivi? Buono. Bruciare, bravo. A parte no, non è quella che brucia, quella è scalda. Questo mai visto, però va giù. Vai. Mai visto. Aio. Ottimo, dai. Qua farei low kick, onestamente. L'ho ammazzato letteralmente un secondo fa. Era sempre quello con Rough Skin, il maledetto rotto nel culo. Dove l'hai beccato sto Celebi? Si è evoluto da Smoshum. Si è evoluto da Smoshum. L'ho preso nella prima zona d'erba, evoluzione primo allenatore e... Lui. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere lo Slave, fatti tutti. Last check, però al 99% sono sicuro di averli fatti. E che te devo dire, Giuseppe? Una volta tanto che ti esce un buon Pokémon. Ok. Ok. Vi dirò, sarò onesto con voi, rispetto ad altri Pokémon e sempre a questo punto, adesso un po' d'ansietta ce l'ho. Un po' di ansia da prestazione mi sta salendo perché non vedo delle belle play su sto telepat. Purtroppo non abbiamo mosse AOE. Purtroppo il Pokémon non è così sbroccato come potrebbe essere diversamente. Allora, capiamo un attimo però Castform. Se fa il riciclo non me ne frega un cazzo, vero? Aspetta, fammi vedere, se no, senza che gli insegno
calcio, cioè taglio, fammi prendere quest'altro che già ce l'ha. Qualche strumento? Non cura quando vai al poco c'è. Oh no, 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 che sei pazzo. Strumenti no, non ce l'ha. Ricontrolliamo l'abilità per non sbagliarsi. Resi speed non gli serve, non ci dà nessun tipo di vantaggio, anzi forse ci attaccherà prima lui a noi. Killa subito quello alla tua testa, dovrebbe essere il secondo e dato la super efficace. Ok, ottimo, ottimo consiglio. Io lascerei la Persian Berry perché se ti confondono è la, letteralmente la fine. E io vai ragazzi, che Dio ce la mandi buona. Eccoci qua. Boomerang su Cresselia, Cat su Celebi. Giù. Ok. Aio. Ragazzi, ma è quando trovi questo hotel e pat, dai. Un 600 è un impostor, ma che devo fare io? Cioè, oggettivamente, non è ingiocabile. Cioè, è letteralmente ingiocabile così. Sì, assolutamente, non puoi, questa era invincibile. Perché tu potevi avere pure il Pokémon più forte della storia, ce l'avevi uguale contro. Poi Dragonite che ti tira prima 14 cose diverse, poi ti spara Giga Impact. Raga, che cazzo gli devo dire? Grazie intanto Tabba per il follow, carissimo, gentilissimo. Ricordo a tutti i ragazzi chat che avete il Prime, che avete il modo di fare le sub. Dovevi avere uno super... lo so, e non c'era. Seguito la run in silenzio da quando è iniziata, peccato veramente, mi fa impiacere. Lo so, ma arrivato a sto punto era impossibile, ragazzi. Salutiamo tutti comunque YouTube, perché... chiaramente lui su YouTube c'è, sicuro, ma al 100%. Impossibile, Chris, sì, Geggi che il errate da ieri, sono d'accordo, bro. Ste due bambine di merda. Allora, è sempre così. Chiaramente tu lo sai che questo qua è il punto in cui la run rischia di finire. Non ci fosse stato un po'... Io penso anch'io, perché quel cazzo di Dragonite era stupido in culo. Cioè, perché a me questo cazzo di Celebi, il problema è che mi ha fatto buttare un'iperpozza. Perché a quello dopo la iperpozza te la tiri. Bene o male Dragonite era gestibile, voglio dire. Pure con Giga Impact non è che facesse sto danno. Certo, se mi fanno Giga Impact e V-Dammer Stab, peraltro, contro tutte e due insieme, un po' le soffri. Peccato. Ci vediamo più tardi, assolutamente. Perché dai, si è fatta pure l'1:10. Ci vediamo, sì, dopo pranzo, sempre alla solita ora. Dai, grazie a tutti sempre per la compagnia. Grazie a chi ci ha followato, Erkit e Tabba. Benvenuti, ragazzi. Buon pranzo, ci vediamo dopo. Bella.